con questi anni. Ci siamo incominciati a occupare di questi temi già da qualche anno, perché come accennava il Ministro, abbiamo riorganizzato il Ministero, stiamo ancora completando la riorganizzazione, per cui diciamo questo settore che faceva parte di una direzione generale del Ministero adesso fa parte di un'altra, di cui ho la responsabilità, che è quella dei rifiuti e dell'inquinamento. Prima stava nella direzione valutazioni ambientali e nell'ambito delle competenze della direzione delle valutazioni ambientali ci siamo occupati del tema delle radiazioni ionizzanti in aspetti, per alcuni aspetti molto specifici, ovvero ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto un confronto positivo con la Commissione Europea, in quanto sono venuti a fare delle visite ispettive nei vari territori del paese e devo dire queste visite, che in un primo momento ci avevano preoccupato, ci hanno portato tutto sommato a un livello soddisfacente di rapporto della Commissione Europea. È stato uno stimolo anche a implementare tutte le attività, i laboratori che devono porre in essere le regioni, ed è stato anche un momento comunque positivo perché sono state preparate queste visite ispettive e seguite anche dopo nel rapporto continuativo con le regioni, e abbiamo visto che occorre in questo ambito questo, come tra l'altro altri ambiti in tema ambientale, un rapporto sempre più stretto tra amministrazioni dello Stato e le regioni. Quindi abbiamo visto come ci sono delle situazioni nel paese a macchia di leopardo nel seguire questo tema della radioattività ambientale, delle problematiche anche di carenza di risorse umane, risorse economiche in capo alle regioni per l'implementazione dei laboratori e per altre tipologie di attività. Questo comunque, come detto, non ci ha comportato documenti particolari nel confronto con la Commissione Europea. L'ultimo, tra l'altro, se non erro, visita ispettiva c'è stata nel 2013, credo, ed è stata anche una visita ispettiva abbastanza complessa, perché si è verificata nel territorio della regione Sardegna e lì ci sono stati anche dei confronti con le attività non solo civili ma in ambito militare, quindi c'è stato anche un confronto, diciamo, abbastanza approfondito su ulteriori aspetti dell'applicazione della tematica della radioattività ambientale. Su questo, tra l'altro, sul tema della radioattività ambientale abbiamo lavorato, oltre che queste visite ispettive ovviamente sono state condotte molto a stretto contatto e con l'ottima collaborazione col Dipartimento a questo preposto dell'ISPRA, altre attività sono state condotte nell'ambito più a livello di ministeri, per esempio le autorizzazioni per le varie sorgenti di radiazioni ionizzanti, che sono autorizzazioni che diamo di concerto tra noi come il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, più attività più recenti di ratifica delle varie convenzioni in tema, che sono quelle di Parigi, di Vienna e di New York, oltre al lavoro che si sta facendo sul recepimento della direttiva 2013-59 Euratom. Le competenze relative alla radioattività ambientale sappiamo tutti, lo dico solo come memoria ma come introduzione ai temi che andremo a approfondire, sono ancora contenute nel decreto legislativo 230 del 95, in particolare nel corposo articolo 104, che attribuisce le competenze, quelle di cui avevo fatto breve cenno prima, ovvero che attribuisce al Ministero dell'Ambiente il controllo sulle matrici ambientali in senso lato e sugli alimenti al Ministero della Sanità. Questo però con lo stretto raccordo con ISPRA e col sistema agenziale nel suo complesso. E viene prevista, è stata prevista questa rete appunto di sorveglianza in tema in campo regionale e la rete di sorveglianza a livello nazionale, all'interno della quale, tra l'altro, nel suo incontro periodico, come diciamo prima, si colloca questa giornata di studio e di approfondimento. L'ISPRA in particolare cura e tutti i compiti di coordinamento tecnico della rete, di raccolta e di diffusione dei dati,
e di trasmissione di questi alla Commissione europea. In tema di radiazioni ionizzanti non possiamo sottacere l'intervento ovviamente molto forte della Commissione europea dal punto di vista normativo, in particolare con una raccomandazione Euratom che è intervenuta nel 2000, che ha fatto il punto su indicazioni generali per quanto riguarda la strutturazione delle reti, delle matrici da analizzare dei campionamenti. Oggi e domani saranno due giornate in cui facciamo il punto sul monitoraggio sulla radioattività ambientale. Gli studi quindi devono rappresentare, che stiamo andando a presentare in queste due giornate, devono essere un punto di riferimento per l'organizzazione dei controlli radiometrici, quindi delle linee guida, delle linee di indirizzo. Oggetto degli elaborati, quindi proposti che saranno presentati, riguardano la definizione di criteri generali per la pianificazione e l'attuazione delle reti di monitoraggio, in particolare per soddisfare le esigenze nazionali di conoscenza del livello della radioattività ambientale, quindi propriamente nell'ambiente, nelle matrici ambientali e negli alimenti. Questo ovviamente nel rispetto della legislazione comunitaria. In questo anche incluso l'esigenza di un'archiviazione dei rilevamenti che vengono effettuati, costituendo sempre di più una banca dati nazionale sempre di più raffinata. Importante anche la definizione di criteri generali per quelle che sono le esigenze locali di approfondimento delle conoscenze del livello di radioattività nell'ambiente degli alimenti in funzione delle pressioni che ci sono nel territorio regionale. Così anche ci sono l'esigenza di dare risposta alle domande di informazione in occasione di eventi anomali. Quindi i documenti che abbiamo trattano dei piani di controllo in termini di matrici, luoghi, frequenze, campionamenti e misure, ma anche tutti quelli che devono essere i requisiti di qualità dei dati analitici dei prodotti, i requisiti di funzionamento delle strutture. Abbiamo fatto accenno, ovviamente, e lo approfondiremo sempre di più, che questo è un evento che si colloca nell'incontro annuale della Rete Nazionale per la Radioattività Ambientale, però esistono anche a livello nazionale e internazionale altre reti di monitoraggio che è opportuno tenere conto, delle quali è opportuno tenere conto. La prima è la rete REMRA, gestita sempre da ISPRA, che questa ha compiti di pronto allarme al fine di controllare possibili, probabili via d'ingresso nel territorio italiano originate quindi da gravi incidenti presso installazioni nucleari. L'altra rete è la rete Gamma, sempre gestita da ISPRA, composta da stazioni di rilevamento e finalizzata a rilevare anomalie dovute questa volta alla diffusione di radioattività artificiale sul territorio nazionale e per permettere appunto un controllo su quelle che sono, che potrebbero essere malauguratamente le aree geografiche coinvolte. Esiste anche un'altra rete a livello nazionale per la dose gamma in aria ed è gestita dal Ministero degli Interni e questa ha uno scopo più di difesa civile. In campo internazionale invece c'è un ulteriore sistema di monitoraggio che è l'International Monitoring System, che è costituito da 321 stazioni di rilevamento delle varie tipologie con il compito di mantenere sotto controllo l'ambiente terrestre, atmosferico, marino e sotterraneo per individuare eventuali segnali provenienti da esposizioni nucleari. Io mi fermerei qui per dare spazio agli altri colleghi. In questa prima sessione avrò il compito un po' di fare da moderatore, coordinatore, e su questo ci dispiace che non ci ha potuto raggiungere il presidente dell'ISPRA, professor De Bernardinis. Io passo comunque la parola all'avvocato Stefano Laporta, al direttore generale dell'ISPRA. Sì, grazie, buongiorno, grazie Mariano, anche dire. Spero vi accontenterete del mio intervento, che comunque porta innanzitutto i saluti del mio presidente, che è impegnato in un'altra iniziativa.
e sono particolarmente lieto di portare da lui, ma anche particolarmente lieto di essere qui oggi perché nella mia, non solo nella mia funzione di direttore generale, ma anche perché da 3 anni e poco più ho anche il piacere di dirigere il Dipartimento per il rischio industriale, nucleare e tecnologico dell'Istituto e quindi sono direttamente interessato e coinvolto nelle attività di cui parliamo oggi. Parto dalla fine, cioè parto dei ringraziamenti che normalmente dei saluti e dei ringraziamenti che normalmente si fanno al termine di un intervento, ma non sono formali, sono saluti e ringraziamenti sentiti a tutti coloro che si occupano di questa materia e che animeranno da due giorni di oggi. In particolare un saluto ai colleghi del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale, un saluto ai colleghi degli altri istituti che fanno parte, oltre il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, della Rete di Sorveglianza della Redditività Ambientale RESORAD, ossia la Croce Rossa Italiana, e dal 2012 ne fanno parte anche gli istituti zooprofilattici sperimentali, i colleghi delle amministrazioni centrali, cito i colleghi del Ministero della Salute, dello Sviluppo Economico, della Difesa, dell'Interno e sicuramente ne sto dimenticando altri, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Enea, in particolare dell'Istituto Nazionale di Meteorologia e delle Radiazioni Ionizzanti dell'Enea, e poi due saluti finali e ringraziamenti finali, anche questi non formali ma sentiti, ai colleghi del Ministero dell'Ambiente, in particolare della direzione affidata alla cura e alla responsabilità del collega Grillo, che ringrazio anche per aver ospitato questa iniziativa, e ai miei colleghi di ISPRA che si occupano di questa materia con una capacità e anche una dedizione, anche perdonatemi la battuta, la capacità di sopportare un capo dipartimento che, facendo anche il direttore generale, non è sempre disponibile, quindi sono chiamati anche a sopportarmi e supplire anche a quelle che sono diciamo le inevitabili carenze legate a una funzione troppo ampia. Vorrei partire con una considerazione. Questi sono appuntamenti che diciamo si ripetono credo con cadenza biennale, se non mi ricordo male, insomma cerchiamo di farlo ma periodicamente, per dare conto di una situazione che è una situazione che solo all'apparenza può sembrare una situazione tra virgolette poco importante. Poi i colleghi delle agenzie, cioè qui il collega Nisog, che peraltro proviene da un territorio che è fortemente interessato dai temi di radioattività ambientale, ma sono quelle materie che, o quelle attività che, se volete, possiamo considerare un po' di nicchia, ma sulle quali bisogna costantemente tenersi aggiornati, perdonatemi un termine sportivo, allenati, perché poi bisogna essere pronti nel momento in cui ti capita l'emergenza. Io ricordo oltre 4 anni fa, quando successe l'incidente a Fukushima, la rete fu immediatamente allertata per consentirci di verificare la situazione rispetto ai temi di radioattività ambientale che potevano derivare da quell'incidente nucleare, e ci fu la dimostrazione concreta di quanto, ancorché l'Italia non ospiti più centrali nucleari in esercizio, sotto questo aspetto, poi di altri ne parlerete diffusamente nel corso della giornata, fosse importante mantenere questa tipologia di organizzazione, fosse importante mantenere attiva la rete e fosse opportuno implementarla e comunque svilupparne l'organizzazione. Quindi sono quegli argomenti che solo apparentemente possono sembrare meno importanti di altri in materia ambientale che magari occupano le prime pagine dei giornali, ma che non per questo, almeno per noi addetti ai lavori, possono o devono essere considerati secondari, proprio perché oltre a una serie di implicazioni di cui poi parleremo, in tante altre applicazioni, materie come problemi di carattere sanitario o di radioattività naturale, ci possono essere poi situazioni legate ad incidenti specifici che richiedono immediatamente l'attivazione di alcune misure per le quali appunto la rete è importante. Ma che questo sia un fenomeno di rilevanza mondiale ed europeo è risultato evidente quando si sono create delle normative specifiche che hanno di fatto sancito la necessità di normare
il problema e il controllo della radioattività ambientale. È stato accennato prima dal direttore, devo dire anche dal ministro, che voglio ringraziare per la presenza, che non era affatto scontata ai nostri eventi, ma insomma è indice anche dell'importanza politico istituzionale, che il vertice politico istituzionale annette a questa nostra due giorni, a questa materia. Come è stato accennato dal collega Grillo, tutti i paesi dell'Unione Europea devono dotarsi e mantenere un sistema di monitoraggio della radioattività ambientale. Questo affonda le sue radici negli anni 60, 50, 60 anni fa, quando in piena guerra fredda c'era la corsa a chi mostrava di avere muscoli più forti, muscoli nucleari delle varie superpotenze, che qualcuno lo ricorderà, no? Perché siamo tutti molto giovani, insomma, l'abbiamo letto. Sappiamo che venivano fatti esplodere anche a scopo dimostrativo centinaia di ordigni nucleari, fino ad oggi in tutto più di 2100, di cui oltre 500 in atmosfera. E quindi da qui nacque la necessità di creare e implementare un sistema di monitoraggio della radioattività ambientale. È stato già ricordato come gli incidenti nucleari, che purtroppo si sono succeduti nel corso degli anni, hanno determinato, rafforzato la necessità di questa rete di monitoraggio, ovviamente sempre più sostenuto anche da prescrizioni normative, che hanno determinato poi un sistema nazionale nel quale, come è stato ricordato, l'ISPRA ha il compito che deriva dalla legge di coordinare dal punto di vista tecnico la rete nazionale, che si fonda per la maggior parte e come punto imprescindibile sulle reti regionali che nel frattempo si sono create e anch'esse sviluppate. In accordo con la direzione generale, così come è stata ridefinita nella riorganizzazione ministeriale, quindi per i rifiuti e l'inquinamento, allora era la direzione generale per la salvaguardia ambientale, sono state gettate le basi negli ultimi anni del decennio scorso per dare un impulso all'organizzazione, all'armonizzazione e alla razionalizzazione della rete nazionale. E tutto questo, e in tutto questo processo, non possono rivelare l'accoglienza positiva delle regioni e degli organi tecnici di riferimento, in particolare dei colleghi delle agenzie regionali e provinciali, che hanno dato un contributo notevole alla realizzazione di questo percorso e quindi al mantenimento poi in esercizio di questa rete. Un primo, direi, passaggio significativo che ha coinciso con la prima fase, peraltro, della mia direzione generale, ha visto l'elaborazione delle linee guida per il monitoraggio della radioattività. Erano state messe in campo il lavoro tecnico qualche mese, direi con un annetto, un paio d'anni prima, o forse qualcosa di più, ma poi abbiamo avuto compimento nel 2012, quando le abbiamo appunto pubblicate come Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, linee guida che hanno consentito di definire gli indirizzi tecnici per la realizzazione dei controlli. Un ulteriore strumento tecnico importante è stata la convenzione con il Ministero dell'Ambiente, della quale in questi due giorni presenteremo i prodotti, che ha consentito un coinvolgimento del sistema e di sistema rispetto alla rete di monitoraggio, e quindi anche gli altri soggetti della rete nazionale che sono stati coinvolti hanno contribuito a individuare gli obiettivi prioritari alla realizzazione dei prodotti di riferimento per la gestione del sistema di monitoraggio. È fondamentale in una attività delicata come questa muoversi come sistema, credo che dopo il collega amico Enesold ne farà un cenno particolare. Quindi noi in questi due giorni voi presenterete tutti questi prodotti che costituiscono un punto di riferimento valido, direi insostituibile, per il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, e sicuramente costituiranno le basi per il lavoro che ci attende. Siamo ovviamente consapevoli che c'è ancora tanto lavoro da fare, siamo consapevoli, questo è un dato positivo, quando si acquista consapevolezza delle lacune, delle carenze che ancora questo percorso denota. Sono state sottolineate più volte, perfino nelle relazioni della Commissione europea sulle verifiche dei sistemi di monitoraggio dei Paesi membri. Lo ricordava prima Mariano Grillo, tra il 2006 e il 2013 sono state effettuate in Italia ben 3 verifiche da parte della Commissione europea, che comunque, anche se con raccomandazioni, prescrizioni, evidenziando lacune, hanno comunque, direi tra virgolette, promosso il percorso, il cammino che abbiamo fatto fino a quell'anno.
questo percorso appunto che ha promosso queste risoluzioni hanno poi di fatto dato un parere positivo rispetto al sistema italiano di monitoraggio dell'attività. Ovviamente tutti siamo consapevoli della carenza in questo momento di risorse, che non solo per questo diciamo aspetto, ma per una serie, per tutti gli aspetti della nostra vita lavorativa di ogni giorno, costituisce un freno, un ostacolo, un motivo di riflessione. Adesso è inutile cominciare a tirare fuori o a piangere su questa cosa, insomma è notorio, e quindi ovviamente si tratta di un aspetto importante, perché le risorse devono poter essere messe a disposizione per implementare questo sistema. Noi possiamo sopperire solo in parte attraverso una migliore organizzazione, lo sviluppo di sinergie tra di noi, ma è evidente che sarebbe opportuna un'iniziativa di carattere politico istituzionale volta a definire meglio, a provare a risolvere questo aspetto, nella consapevolezza di quanto sia importante mantenere in efficienza questa rete. Ma diciamo, sono fiducioso, perché la presenza stamattina del ministro comunque è un segnale importante. Mi fermo qui augurando a tutti buon lavoro e cogliendo anche l'occasione per ricordare che la 47esima riunione della rete Resolab, che è in programma domani nell'ambito di questi due giorni, rappresenterà un momento periodico, ma non per questo tra virgolette scontato, di verifica e di discussione sull'andamento della sorveglianza della radioattività, alla quale mi permetto, riunione della rete Resola, dalla quale mi permetto di invitare tutti voi presenti, e vi auguro veramente buon lavoro. Poi io adesso dovrò allontanarmi, perché alle 10:30 devo andare a una riunione che il sottosegretario Vero ha convocato su un altro tema, ma poi mi farò riferire nel dettaglio dai colleghi che vedo qui presenti numerosi circa lo sviluppo di queste due mesi, di questi due giorni, assicurando che per quanto riguarda l'istituto, pur nella situazione complessiva che ho definito prima rispetto, che ho citato prima rispetto alle risorse, cercheremo di comunque di impegnarci per quanto possibile per dare anche dei segnali significativi rispetto al mantenimento e allo sviluppo di questa rete. Vi ringrazio.